Massimo Coincagli, sono fondatore e direttore scientifico della Scuola di Fundraising di Roma e sono 10 anni ormai che insieme alla Fondazione Fitzcarraldo, in una logica di partnership, portiamo avanti una serie di attività formative ma anche insomma di ricerca sul rapporto sempre più importante che c'è tra il mondo del fundraising e il mondo della cultura, e questo si è sostanziato soprattutto, non esclusivamente, nell'inserire all'interno del CRPC un modulo particolarmente originale e significativo che riguarda proprio il fundraising, tenendo conto, ecco, in 10 anni che è cambiato il rapporto tra cultura e fundraising, anche e soprattutto perché, grazie al cielo, il mondo fuori cambia con una enorme velocità e tutto sommato ci presenta anche dei lati innovativi. Quindi pensando al progettista culturale, che è la figura di riferimento del CRPC, sicuramente noi dobbiamo guardare a un profilo professionale che sia dotato non solo di capacità tecniche specifiche sulla raccolta fondi, posto che la questione della sostenibilità dei progetti culturali è ormai diventata la questione numero uno, ma anche dotato di una diversa visione dei rapporti con l'ambiente esterno, con la comunità, con i pubblici, chiamiamoli come vogliamo, proprio perché è un rapporto che in qualche modo deve tenere conto di una comune responsabilità di trovare, mettere a disposizione risorse per quella che noi chiamiamo una buona causa, l'accesso alla cultura, la fruizione della cultura, alla conoscenza e agli altri valori che genere la progettazione culturale porta con sé. Io credo che il CRPC, almeno il modulo di fundraising che noi facciamo nel CRPC, ha alcuni punti di forza in particolare. Il primo perché finalmente credo che sia uno dei pochi casi in Italia, a differenza di altre offerte formative, in cui il fundraising ha un ruolo importante allo stesso livello di quella che è la progettazione culturale in senso stretto, il management delle attività culturali e altre cose che noi riteniamo siano costituenti della figura professionale. Ecco, l'intelligenza, la lungimiranza di Fitzcarraldo nel fare questa operazione con noi che ci occupiamo di fundraising è proprio di mettere nel salotto, mettiamola così, ecco, non nella stanzetta tecnica della raccolta fondi, ma di far entrare il fundraising nel salotto della progettazione culturale. Un'organizzazione culturale quindi che in qualche modo guarda a questa offerta formativa, che cosa si dovrebbe aspettare? Ma si deve aspettare come dire, un corso, un incontro anche con delle esperienze, delle conoscenze che permetta di dare un'accelerazione alla progettazione culturale nel complesso, sapendo però, ecco, questo è un po' come dire, quella che io penserei debba essere una avvertenza d'uso nel corso, che questa parte sul fundraising fatalmente, ma io dico alla fine per fortuna, ti costringe a rimettere mano anche alla tua idea progettuale. Ecco, una volta noi avevamo questa idea che la parte della missione, i progetti, le idee culturali, la grande passione che c'è dietro, fosse una cosa totalmente diversa e diciamo avulsa dal problema dei soldi. Finché c'era una, come dire, una parte pubblica, di enti pubblici che riusciva a sostenere buona parte dei costi della cultura, tutto sommato era un'idea che poteva andare bene. Ora questo, che ci piaccia o meno, è stato completamente sconvolto e quindi ci spinge però a riguardare, ripensare il rapporto con il nostro pubblico, e questo penso che sia un elemento che dovrebbe essere affrontato comunque, non è un problema di fundraising, però il fundraising, non saprei come dire, è una sorta di chiavistello proprio per la sua estrema vicinanza alla concretezza del fare le cose, è un chiavistello che aiuta ad aprire tutte le porte di un'organizzazione culturale e in qualche modo a far entrare aria nuova. Ecco, cioè quest'aria nuova poi per me è molto legata al fatto che tu con il fundraising sei costretto ad avere un rapporto diverso con i pubblici, sia gli spettatori, nel caso la tua offerta sia l'offerta di un evento, comunque di iniziative, sia i tuoi, quelli che oggi noi chiamiamo stakeholder, e non più come un soggetto terzo che noi volentieri ospitiamo nel salotto, ma come un partner che in qualche modo deve, può e deve condividere le nostre idee, la nostra progettualità, condividendo anche il problema delle risorse. E quindi l'immagine, il fatto che noi domani possiamo andare da un Massimo Coincagli con un'offerta culturale, senza dubbio, ma anche con un progetto, una missione che permetta a Massimo Coincagli di condividere questa causa, no? E di metterci del suo anche in termini di risorse. Questo sconvolge completamente i vecchi rapporti che un'organizzazione culturale aveva con il pubblico.
perché ha davanti non un entusiasta, sostenitore, filantropo, mecenate, ma un partner che in qualche modo vuole far parte del progetto mettendoci del suo. Questa è la grande sfida che credo abbia tutto il mondo della cultura davanti, e il CRPC credo che sia il luogo ideale per raccogliere questa sfida.